Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, inizialmente cerca di affermarsi come cantante, partecipando nel 1994 anche alla trasmissione karaoke, condotta da Fiorello, a Marsciano. La sua carriera prende un'altra strada quando nel 1996 vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Nonostante questo, continua a coltivare il suo talento canoro e incide due dischi in lingua inglese. Nel 2000 debutta come attrice nella soap opera di Rai 3, Un posto al sole, a cui fanno seguito Compagni di scuola con Massimo Lopez, Carabinieri, Diritto di difesa, Incantesimo 7 e altri ancora. Passa quindi al cinema, nel 2004, con un ruolo nel film Mai più come prima di Giacomo Campiotti. Nel 2005 è protagonista, insieme a Clay Dicadieu, di Passo a due, film in cui, oltre che recitare, balla. Nel 2006 recita nel film di Paolo Sorrentino L'amico di famiglia, a fianco di Giacomo Rizzo e Fabrizio Bentivoglio, e in quello della regista Francesca Comencini, A casa nostra, con Valeria Golino e Luca Zingaretti. Laura Chiatti è nata a Castiglione del Lago il 15 luglio del 1982 e oggi è una nota attrice, modella, cantante e doppiatore. Inizialmente Laura ha cercato di affermarsi come cantante. Ha partecipato nel 1994 anche alla trasmissione Karaoke, condotta da Fiorello. Laura Chiatti è nata a Villa Magione e si è poi trasferita a Magione. Il marito invece a Marsciano, entrambi paesi in provincia di Perugia. Entrambi si sono realizzati nel mondo dello spettacolo venendo riconosciuti nei luoghi dove sono cresciuti come personaggi di grandissima rilevanza. Il successo di entrambi li ha condotti oggi ad essere onorati dal comune di Magiano e dal sindaco Chiodini. Marito e moglie hanno ricevuto la cittadinanza onoraria. Il sindaco stesso ha detto di loro: sono due persone che sono state in grado sia singolarmente che in coppia di compiere un percorso professionale straordinario. Un successo conquistato con tenacia, determinazione, grinta e passione.